Si presentava così Piazza Angelo di Bona a Cortina il 26 giugno in occasione delle celebrazioni per il decennale della proclamazione di Siviglia, con la quale le Dolomiti sono state iscritte nella lista del patrimonio mondiale. Proprio a Cortina, la sede della fondazione che riunisce le province Belluno, Trento, Bolzano, Udine e Pordenone e le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia per una gestione condivisa del patrimonio mondiale. Le bande provenienti da Cortina d'Ampezzo, Pozza di Fassa, San Vigilio di Marebbe e Muggia si sono unite per l'occasione. Per noi è il massimo, perché davvero la musica riesce ad unire con un linguaggio universale. Noi oggi ci troviamo a suonare con bande di altri paesi, di altri posti, anche lontano da noi. Persone che non conosciamo, vecchi amici che conosciamo. Un'altra festa dunque, a distanza di 2 giorni da quella per l'assegnazione a Milano e Cortina dei Giochi Olimpici Invernali del 2026. Una grande occasione per i territori dolomitici, ma anche una sfida da affrontare, come ribadito dalla Fondazione Dolomiti UNESCO, nel segno della sostenibilità. Con il coordinamento del giornalista Duilio Gianmaria si sono susseguiti gli interventi dei molti rappresentanti istituzionali presenti, tra i quali la sottosegretario di Stato per l'Ambiente, la tutela del territorio e del mare, nonché presidente del Comitato per le celebrazioni della decennale del riconoscimento, Vanni Agava, che ha consegnato alla Fondazione Dolomiti UNESCO una medaglia della Presidenza della Repubblica. Dobbiamo andare avanti nella tutela dell'ambiente, ma anche nella valorizzazione di questi centri di eccellenza, di queste splendide montagne, di questi splendidi posti. Questo sarà il nostro mantra, quello di andare avanti appunto nella sensibilizzazione, nella cultura ambientale, ma nel contempo nella valorizzazione per far conoscere a tutti questi posti meravigliosi. 3 regioni coinvolte, 5 province, un territorio straordinario che ha avuto un riconoscimento nel 2009, per la verità forse non percepita questa valenza di questo riconoscimento, ma che negli ultimi anni è stato assolutamente una leva importante anche per un successo sotto il profilo di indotto e sotto il profilo turistico. In qualche modo è un passaggio di testimoni per il futuro, per i ragazzi, per tutti coloro che gestiranno le Dolomiti. È chiaro che le Dolomiti hanno milioni di anni, noi speriamo che anche la fondazione duri milioni di anni, quindi ci sarà un passaggio non solo di amministrazione, ma anche di testimoni. Noi siamo contenti che partecipano appunto i giovani, volevamo che partecipassero i giovani. I territori lavorano insieme da molti anni, più di 10 anni da quando è partito l'iter di candidatura. Sì, c'è una stretta collaborazione e questo è importantissimo perché ovviamente è un grande patrimonio naturale, però oltre a questo è anche un territorio dove ci vive la gente e abbiamo bisogno di avere un'economia sostenibile. 10 anni che sono partiti, voglio ricordarlo, da Sergio Rolon, che era presidente dell'allora provincia di Belluno, il quale ha dato l'impulso vero a questo riconoscimento e oggi siamo qui a celebrarlo. In 10 anni si è fatto molto. Io sono fortemente convinto che questo è un percorso che distinguerà ulteriormente questi territori, i territori di montagna con i loro problemi, con le loro bellezze, ma anche con le loro fragilità. Poi, alla luce di questa assegnazione delle Olimpiadi Invernali a Cortina, questo significa continuare a promuovere questo immenso patrimonio sempre con un'ottica alla sostenibilità. Sempre più rifugi che aderiscono alla rete, sempre più produttori di qualità hanno voglia appunto di mettersi in gioco. Quindi sicuramente oltre alle cifre dell'incremento turistico che ci sono, sono questi i segnali più importanti per il futuro anche per i 10-100 anni che verranno. Da parte di tutti gli intervenuti la conferma dello straordinario valore del riconoscimento UNESCO in termini di opportunità ma anche di responsabilità nei confronti del territorio, una responsabilità ancora più evidente dopo la tempesta Vaia. Quale maniera migliore di poter dare un sostegno materiale se non recuperare e fare qualcosa di veramente apprezzabile in questa giornata? E come potete vedere abbiamo realizzato delle tavole con legname schiantati che abbiamo avuto nella località di Valbona. Una degustazione realizzata dagli chef ambassador della Fondazione 2021 grazie ai prodotti offerti dalla rete dei produttori di qualità delle Dolomiti UNESCO. Per far magari scoprire a chi non c'è mai stato le cose particolari che ci sono, oltre alla bellezza anche alle cose buone che ci sono.
Le vostre cose buone quali sono? Partiamo proprio dall'allevamento degli animali che amiamo e partiamo da lì per poi arrivare ai formaggi, gli affettati e tutto quello che poi mettiamo in tavola al ristorante. Abbiamo preso dei prodotti rappresentativi della Val di Fiemme, la birra piuttosto che il puzzone di Moena, piuttosto che poi il pane e una carne bio dell'Alto Adige. Naturalmente anche il Friuli è ben rappresentato con la pitina, che è un insaccato particolare, e anche poi con del miele e delle essenze particolari, e naturalmente prodotti di Cortina. Non mancavano coloro che 10 anni fa erano presenti a Siviglia, come l'allora assessore provinciale di Belluno Irma Visalli e il geologo Piero Gianolla. Credo che sia la stessa sfida che noi 10 anni fa proponemmo all'UNESCO. Queste montagne non devono essere viste come delle bellissime cartoline, e il paesaggio dolomitico non è un'immagine ferma, è un'immagine che si muove grazie al fatto che qui si deve mettere insieme salvaguardia, tutela e sviluppo. Bisogna lavorare di più sulle scuole, bisogna far conoscere meglio queste montagne anche dal punto di vista non solo paesaggistico ma anche geologico, cioè dare tutte quante quelle informazioni che permetteranno agli abitanti di questo luogo veramente di capire che luogo vivono. Protagonisti anche i bambini e i ragazzi, quelli delle associazioni sportive di Cortina che, accompagnati da Cristian Ghedina, hanno lasciato le loro impronte nell'argilla, e quelli che nei giorni successivi sono stati impegnati nel campo sentieri organizzato dall'alpinismo giovanile di SAT, CAI Veneto, CAI Friuli Venezia Giulia e CAI Alto Adige a Selva di Cadore, per imparare sul campo il valore della cura del territorio. Visto che la natura va rispettata, ci deve essere qualcuno comunque che la sistema, per cui mi piaceva l'idea. Ci pensi tu? Sì, mi piace l'idea.